Abbiamo il piacere di incontrare un amico di sempre. Hai portato avanti per 27 anni questa cosa che attualmente è una chicca, diciamo, mondiale, perché tutti quanti vanno a vedere questo festival sul mare, perché non tutti ce l'hanno. Certo, questo poi è il festival, è proprio il motore del museo, cioè la cosa adesso è diventata più complessa, nel senso che è nato questo festival quando nel 96 poi si chiamava con il nome di Scultura Viva. Esatto. Poi è andato avanti, e ha procurato, cioè le opere che vengono realizzate in questo festival poi si sono sommate e siamo arrivati a 188 opere fatte da 183 artisti di 40 nazioni, è una cosa incredibile, ma la cosa bella di tutto questo è che queste 188 opere sono rimaste sul molo, perché non è nemmeno possibile portarle via, fortunatamente. Museo a cielo aperto. Ed è diventato in questi anni, in questi 27 anni, il museo a cielo aperto più bello d'Italia, ma se non del mondo, perché è unico al mondo sicuro. Esatto. Però un museo all'aperto così non esiste, perché sul mare, quindi uno sposalizio tra arte, mare, passione delle persone che poi vengono a vedere. E adesso sono felice perché finalmente, proprio ho ringraziato il sindaco, perché è stato lui che mi ha permesso di completare, di migliorare questo che prima era solo una raccolta di opere, per trasformarlo, per musealizzarlo, iniziare a musealizzarlo e a trasformarlo in un vero e proprio museo d'arte sul mare. È un evento ormai che portiamo, questa città porta avanti da tantissimi anni. Noi abbiamo cercato nell'ultimo anno e mezzo, proprio raccogliendo una provocazione appunto dell'architetto Cocchiaro, di andare ad abbellire secondo le sue idee, quelle necessità, quello che poteva servire appunto per rendere queste opere d'arte e tutta questa enormità che abbiamo sul molo, renderlo appunto come un museo all'aperto. A sentire l'architetto pare che sia uno l'unico al mondo, perché ecco, non tutti possono permettersi di fare una cosa del genere. Noi abbiamo un molo che è abbastanza lungo e sì, l'architetto, che è una persona attenta, ha sicuramente studiato questa cosa, e se dice che è unico al mondo io ci credo, quindi come dire, siamo contenti di avere un'unicità, e così come avevo promesso all'architetto cercheremo di pubblicizzarla non solo a livello locale, perché bene o male il museo che abbiamo all'aperto lo conoscono un po' tutti qui nella città, nel territorio. Vorremmo farlo conoscere oltre i confini italiani. Grazie sindaco. Grazie a voi.